È sempre Alessio Cragno la prima scelta della Virtus Lanciano per il ruolo di portiere. L'ex bresciano, ora al Cagliari, è l'estremo difensore individuato dal DS Luca Leone per raccogliere l'eredità dei vari Leali, Sepe e Nicolas. La società isolana aspetta di reperire sul mercato un portiere da mettere alle spalle di Storari prima di girare Cragno alla Virtus. Per il centrocampo si è fatto il nome del laziale Luca Crecco, già accostato al Pescara nelle settimane precedenti. Affare difficile, più concrete sono le possibilità di arrivare a Matteo Ricci della Roma, lo scorso anno in Lega Pro a Pistoia, o ad Alberto Grassi dell'Atalanta. Il DS Leone, dopo le firme di Padovan, Lanini e Iemmello, punta a completare l'attacco. In lista ci sono Davide Marsura dell'Udinese e Luca Forte, svincolato a causa delle problematiche societarie del Varese. Intanto l'amichevole vinta sul Latina per 2-1 è stata la giusta vetrina per il match winner Nicolas Di Filippo. Dopo 2 anni a Chieti e 1 a Melfi, sempre in Lega Pro, il difensore sogna una opportunità in Serie B. Sì, questo diciamo che è il mio sogno, stare qui vicino casa e giocare nel Lanciano, che è la società che tra virgolette mi ha scoperto e mi ha lanciato. Quindi niente, anche quest'anno farò il mio meglio nel ritiro e spero di potermi giocare una carta in Serie B. Sono state 2 partite molto positive, ma d'altronde anche negli altri ritiri diciamo, sono stato abituato a confrontarmi con loro. E i ritmi sono sicuramente diversi da quelli della C, però credo che standoci più tempo e allenandomi con loro, piano piano si accorcerà questa distanza che ho io tra la C e la B, e spero di riuscire a stare al loro livello quest'anno.